qui si apre e si inaugura un polo 0-6 anni, quindi dal bambino più piccolo e quindi dalle esigenze della madre, il bambino più piccolo, al bambino che è già scolarizzato, al bambino che va scolarizzato, ai servizi integrativi, alle attività ludico-ricreative, alle attività socializzanti per le mamme, tutto questo insieme. E un altro elemento aggiuntivo che mi piace dire è che in questo Napoli incontra altri tre grandi comuni, perché abbiamo Bari, Roma e Milano. Abbiamo raggiunto un minimo storico nelle nascite, quindi evidentemente è sempre più difficile per le famiglie mettere al mondo un bambino potendo contare su una rete di servizi e di accoglienza. Questo progetto va nella direzione di creare un hub di servizi, quindi non solo un luogo dove i bambini siano accuditi, ma un luogo dove i genitori, i bambini, le reti di comunità possono fare riferimento per tutti i loro bisogni. È uno dei 14 progetti a valenza nazionale che è risultato vincitore, quindi finanziato sul primo bando che noi abbiamo pubblicato, il bando Prima Infanzia. È un progetto sicuramente di grande spessore, di grande rilevanza, il numero parla chiaro, chiaramente sono stati solo 14 progetti finanziati. È un progetto innovativo, sperimentale, ci aspettiamo molto e soprattutto ci aspettiamo che rappresenti veramente un modello e un esempio per tante altre associazioni, tanti altri enti che in Italia proveranno per i prossimi anni a prevenire questo problema, questo fenomeno sempre più in espansione. Nido, educazione, servizi e territorio è il NEST, progetto triennale approvato nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Il NEST prevede la creazione in 4 città, Napoli, Bari, Roma e Milano, di spazi dedicati non solo ai bambini tra 0 e 6 anni, ma anche alle loro famiglie, con un'offerta educativa di qualità e attività di sostegno alla genitorialità, orientamento ai servizi territoriali e al lavoro. Una progettazione partecipata nazionale con l'associazione Piano Terra Onlus di Napoli, capofila di 21 soggetti tra enti del terzo settore, amministrazioni, scuole e servizi territoriali. Un'offerta integrata che a Napoli si insedia nella terza municipalità. Presso la scuola dell'infanzia Lezzi a via Sant'Agostino degli Scalzi, accessibile anche da Salita San Raffaele, sarà attivo a partire dal 18 giugno, lunedì, quando verrà inaugurato dalle 16 alle 18, e dal 19 saremo pronti, insomma partiremo con lo sportello che offrirà servizi di orientamento ai servizi del territorio, di accompagnamento, sostegno alla genitorialità, attività educative per bambini da 0 a 6 anni, e poi a settembre andremo a regime con un servizio educativo quotidiano di 4 ore che ospiterà bambini tra i 12 e i 36 mesi, offrendo attività densamente educative come lettura, musica precoce, movimento, parallelamente attività dello stesso genere anche per bambini più grandi, oltre naturalmente a tutti i servizi di sostegno alla genitorialità come consulenze pediatriche, nutrizionali, legali, fiscali e via dicendo. Questo è un partenariato di 21 partner, quindi ci sono 21 enti che a vario titolo e di diversa composizione hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, alla stesura di questo progetto. È un progetto che si sviluppa su 4 città italiane: Bari, Napoli, Roma e Milano. Nei quartieri più difficili, noi parliamo di Libertà, il quartiere Libertà Bari, siamo nella terza municipalità a Napoli, siamo a Tor Sapienza a Roma e siamo a Gallarate a Milano. Quindi sono quartieri molto complicati, difficili, con deprivazioni socio-economiche molto importanti. Sì, noi siamo partner in 6 dei 14 progetti nazionali che sono stati approvati nell'ambito del finanziamento di Con i Bambini, dell'impresa sociale Con i Bambini. Siamo particolarmente contenti di aver messo a disposizione e quindi in qualche modo rigenerato nella loro funzione fondamentale alcune delle nostre scuole. In questo caso parliamo di una scuola comunale della terza municipalità che è al centro, nel cuore di un quartiere che è appunto la zona, diciamo, della zona del museo di Santa Teresa degli Spagnoli, nella quale la multistraticità sociale della nostra città si vede in modo particolare. È lì che finalmente quindi la scuola diventa anche un attrattore per le famiglie. Da questa attrazione, attrattività nei confronti delle famiglie, nascono quindi con Nest e con Piano Terra i servizi offerti alle famiglie.